Se scriverò un libro lo chiamerò La mia vita sudata. Scusate per il lucidume, ma qui fanno praticamente 40 gradi, ma sono abituata, quindi non fa niente, va bene così, continuiamo a vedere solo un po' di sudore. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di una cosa molto legata ai miei viaggi e che mi avete chiesto tantissimo, perché insomma si vedono spesso, che sono proprio i miei tatuaggi mistici. Perché i miei tatuaggi mistici? Perché ogni tatuaggio che ho fatto l'ho fatto dopo un rituale fatto in qualche parte del mondo, e quindi tutti i miei tatuaggi sono legati a un rituale, a una cultura, a un senso di appartenenza, a una sensazione molto particolare per me. E visto che ogni tanto ve ne parlo, mi avete chiesto perché non ci fai un video dove racconti l'esperienza dietro questi tatuaggi, e quindi eccoci, oggi siamo qui e parleremo dei miei tatuaggi mistici e dei rituali che sono stati fatti prima e durante questi tatuaggi. Ma iniziamo subito a parlare del mio primo tatuaggio. E se mi conoscete, se avete visto già altri video su questo canale, mi sentirete spesso parlare di Messico. Perché il Messico? Perché il Messico è stato il mio primo viaggio dopo la mia laurea. A 24 anni mi sono laureata alla magistrale, anziché spendere soldi per fare una mega festa, chiedere vestiti firmati, borse di qua e di là, io ho detto a tutti i miei parenti: se volete, non siete obbligati, ma se volete farmi un regalo per la mia laurea, mi mettete tutti i soldi in questo conto, diciamo, comune, e io me li spendo personalmente a farmi un viaggio da sola e me ne andrò in Messico. La mia famiglia ha accettato questa mia follia e quindi hanno messo tutti i soldi lì. Con 2000 euro che mi avevano dato, questo 5 anni fa, ho fatto ben 2 mesi di viaggio in Messico, partendo da Città del Messico per arrivare fino allo Yucatan. Parlo spesso di questo viaggio perché per me è stato un viaggio che mi ha cambiato la vita, mi ha completamente aperto la testa, perché proprio lì ho visto persone che facevano quello che faccio io oggi. Cioè, 5 anni fa, a me quel viaggio in Messico mi ha fatto scattare la scintilla per fare quello che faccio oggi. Ma oggi non parliamo di questo, oggi parliamo del tatuaggio che ho fatto in Messico, cioè il mio primo tatuaggio. Questo qui è il mio primo tatuaggio. Devo dire che ora vedrete molte ragazze con i tatuaggi sulle dita, ma quando l'ho fatto io 5 anni fa io non conoscevo nessuno, forse conoscevo qualche persona lì in Messico che se l'era fatto, ma sicuramente non era una cosa comune da fare. E mi ricordo, infatti, prima di fare questo tatuaggio mi ero colorata con una penna il dito, e mi ricordo che mi hanno detto: ma sei sicura che il tuo primo tatuaggio, comunque tante altre persone, il tuo primo tatuaggio lo vuoi fare sulle mani? Cioè la mano è una delle cose che si vede di più, ovviamente è una cosa molto visibile, mentre molte persone il primo tatuaggio se lo fanno un po' nascosto, se lo fanno dietro la schiena dove si può nascondere con la maglietta. Invece no, io il tatuaggio voglio che si veda, perché per me è una cosa molto importante, e non me ne vergogno, non voglio neanche fare uno stile di vita o avere un lavoro che mi crei dei problemi se ho un tatuaggio sulle mani. E quindi ho detto: il mio primo tatuaggio lo voglio sulle mani. All'epoca non era appunto molto comune farlo sulle mani, e l'ho fatto in un posto molto speciale, l'ho fatto nella giungla del Messico. Di questo posto me ne aveva parlato prima questo ragazzo, che era stato in Messico per ben 6 mesi, ed era l'unico che, quando ho detto che volevo andare in Messico, era l'unico che mi ha detto: guarda, tutti mi dicevano ti ammazzeranno, ti succederà questo, attenta, ma poi con chi parli, con chi stai, è pericoloso. Invece questo ragazzo, che effettivamente c'era stato, mi ha detto: guarda, se fai questo percorso più o meno turistico andrà tutto bene. E mi ha detto: se vuoi, mi sono fatta questo tatuaggio nella giungla da questi due ragazzi che riportano in vita queste tradizioni e tradizioni messicane, tutto fatto stick and poke. Quindi stick and poke è quella tecnica di tatuaggi, si fa a macchinetta, si fa a mano, e per questo è molto più lento rispetto al tatuaggio fatto a macchina, però era proprio fatto nella maniera tradizionale, e quindi già questa cosa mi piaceva moltissimo. Questo ragazzo inoltre mi aveva detto che in questo posto a Palenque, vicino fra l'altro a una rovina maya che era bellissima, mi ha detto che questi due ragazzi, oltre a fare i tatuaggi, facevano anche una cosa che si chiamava temascal. E quindi ora iniziamo a parlare del che cosa rappresenta per me questo tatuaggio. Il temascal nella tradizione messicana è un bagno di sudore. Cioè, cosa vuol dire? Hanno questa specie di igloo, lo chiamo sempre igloo, ma igloo ci fa pensare al freddo, invece è molto caldo, però insomma questa forma è, che ovviamente lì sarebbe la pancia della Pachamama, la pancia della natura, quindi è fatta a forma di igloo, perché sarebbe come se entrassi all'interno di madre natura. Questo rituale è un rituale che dura all'incirca un'ora, un'ora e mezzo, dove si suda, praticamente si suda e ci si depura con la mente, con lo spirito e con il corpo.
ovviamente con il corpo attraverso proprio la sudorazione, e mente e spirito attraverso insomma il rituale che avviene dentro. Questo rituale a me insomma mi ha cambiato la vita, anche questo, e è un rituale fra l'altro che è fatto senza droghe, senza alcol, senza niente. Devi entrare puro all'interno di questo igloo. E come si svolge questo rituale? Praticamente è un passaggio attraverso i quattro elementi. E i quattro elementi appunto acqua, aria, fuoco e terra, e ogni volta che si passa a un elemento diverso, quello che fanno fanno entrare all'interno del temascal, all'interno di questo igloo, delle pietre vulcaniche. Queste pietre vulcaniche sono state bruciate durante tutto il giorno e quindi sono caldissime, sono roventi, quindi appena siamo entrati c'era questa mucchietto di pietre vulcaniche che stavano al fuoco ed era bellissimo. Prima di entrare ci ha fatto una specie di purificazione, siamo entrati all'interno di queste gru, eravamo all'incirca 8 persone e niente, è iniziato il rituale. Il rituale è durato all'incirca, come vi ho detto, un'ora e mezza, e la temperatura all'interno dell'igloo andava aumentando. Durante il primo ciclo si parlava ad esempio della terra, e quindi si parlava della terra, della Pachamama, della natura, di quello che ci dà, di quello che non ci dà. C'erano canti, c'era un ragazzo che suonava il flauto, ci incitavano insomma ad esprimerci, a dire quello che ci sentivamo. Dopo che era finito il primo turno diciamo della terra, che più o meno durava 20 minuti, facevano entrare altre pietre, e quindi dalle mi sembra 4 pietre vulcaniche che c'erano dentro ne facevano entrare altre 4, e quindi diventavano 8, poi altre 4 diventavano 12 e poi 16, e quindi il caldo all'interno aumentava. Fra l'altro non c'era luce all'interno, era tutto scuro, quindi immaginate questo igloo buio con solo queste pietre diciamo roventi, vulcaniche roventi, dove questo sciamano buttava quest'acqua, si creava un fumo, faceva vapore ovviamente, e faceva diventare ancora più caldo questo temascal. Ah, fra l'altro non si poteva lasciare il temascal, non si poteva interrompere il rituale, e le temperature all'interno erano davvero davvero alte. Infatti io ho chiesto, perché soffro di pressione bassa, ho chiesto prima di entrare allo sciamano se potevo fare questo rituale o se mi sarei sentita male proprio fisicamente. E lui ha detto, la prima cosa, ha detto: guarda, per esperienza personale ti posso dire che le donne durano molto più degli uomini, perché le donne sono più abituate in un certo senso a sopportare le cose, invece gli uomini sopportano il dolore generalmente meno, e quindi ti posso assicurare che solitamente le donne resistono di più di base, come sono fatte naturalmente. E in più ti posso dire che puoi uscire dal rituale solo quando entrano nuove pietre, e quindi solo quando inizia un nuovo ciclo. Comunque, se non ti senti bene o se senti che è troppo caldo, basta che ti sdrai. Comunque fa più fresco, perché ovviamente più sei alto e più fa caldo, più sei basso e più sei a contatto con la terra, più è fresco, e poi alla fine del ciclo, se proprio ti senti che devi uscire, puoi uscire. Devo dire che all'inizio siamo entrati, eravamo mi sembra in 10, contate due sciamani, uomini, maschi, uno fra l'altro è quello poi che mi ha fatto il tatuaggio, e un altro che cantava, e eravamo mi sembra 5 donne e 3 uomini. E alla fine del primo ciclo, cioè quindi alla fine dei primi 20 minuti, tutti e 3 ragazzi che non erano i due sciamani sono usciti, perché non ce la facevano e perché per loro era troppo caldo e non lo sopportavano. E quindi alla fine all'interno di questo igloo eravamo solo donne, solo 4 donne con questi due sciamani. E quello che facevamo, niente, semplicemente stavamo lì seduti, io personalmente ero sdraiata perché faceva molto caldo, e quello che si faceva, niente, si cantava, si parlava nel momento in cui si parlava dell'acqua, si parlava della donna, nel momento che si parlava del fuoco si parlava dell'uomo, dell'energia maschile, nella donna l'energia femminile, la terra, Pachamama, e alla fine l'ultimo era quello dell'aria, e quindi del vento. Era bellissimo, perché dopo che avevi sudato un'ora e mezza hanno alzato praticamente le coperte che coprivano questo igloo, e quindi sentivi quest'aria che ti arrivava addosso e che ti ridava la vita. Questa per me è stata un'esperienza unica, che assolutamente se torno in Messico vorrò rifare, ed è un'esperienza che mi ha sicuramente avvicinato tantissimo alla madre terra, tantissimo alla natura, tantissimo agli elementi, a conoscermi meglio, a conoscere meglio tutto ciò che mi gira intorno, a conoscere un po' i poteri che si muovono su questa terra. E quindi dopo aver fatto il temascal, il giorno dopo ho fatto questo tatuaggio. E ora che vi ho spiegato tutto questo
rituale potete capire meglio il mio tatuaggio. Il mio tatuaggio sono 4 punti che rappresentano appunto i 4 elementi e poi c'è questa linea che rappresenta la pancia della Pacciamama, la pancia della Madre Terra, e dove appunto, se lo vedete così, era come l'igloo, no? Dove io sono entrata e ho fatto quell'esperienza. Per fare questo tatuaggio, sapete quanto ci è voluto? Più o meno 40 minuti, perché il processo era molto lento, per far entrare dentro l'inchiostro era molto lento, e in più rispetto agli altri tatuaggi che ho, che sono più fini, mi piace il fatto che sia un po' grezzo, perché mi ricorda molto questa esperienza naturale, questa esperienza non troppo raffinata, questa esperienza proprio che mi ha connesso con tutto ciò che ho intorno. E quindi questo è stato il mio primo tatuaggio e ne sono sempre stata felicissima, mi è sempre piaciuto tantissimo. L'ho fatto 4 anni fa e ovviamente non me ne pento. E ora arriviamo al secondo tatuaggio, questo qui che ho sul mio braccio. L'ho fatto qui a Bali, però è legato a un rituale che ho fatto in Perù. Dopo che sono stata in Messico, infatti, sono tornata in Italia, ho fatto degli internship in Italia e ero fidanzata con questo ragazzo, conosciuto fra l'altro lì in Messico, e quindi insieme io e lui circa un anno dopo siamo partiti per fare 6 mesi in Sud America. E siamo partiti dalla Colombia per arrivare all'Argentina, e ogni mese l'abbiamo fatto in un paese diverso, quindi un mese in Colombia, un mese in Ecuador, un mese e mezzo in Perù, 3 settimane in Bolivia e un mese e mezzo pure in Argentina. Questo tatuaggio appunto è legato a un'esperienza che ho fatto in Perù. E quando siamo arrivati in Perù noi facciamo Workaway, e Workaway è praticamente un programma che ti permette, un sito internet che ti permette di metterti a contatto con persone che hanno magari delle strutture in tutto il mondo e che al posto del tuo volontariato, quindi al posto del tuo lavoro all'interno diciamo della struttura, o magari facendo altre cose, spesso puoi andare, non so, nelle farm, puoi andare ad aiutare a coltivare le cose naturali, eccetera eccetera. E noi ci siamo mossi in Sud America molto così, facendo diciamo quasi per ogni paese del volontariato, e quindi così non pagavamo per dormire, spesso ci davano anche, mi sembra, la colazione o il pranzo era incluso, e spendevamo veramente poco. Quando siamo arrivati in Perù, il primo workaway che abbiamo fatto l'abbiamo fatto nel nord del Perù, in un posto che si chiama Lobitos. Si trova vicino Mancora, che è un posto molto famoso per i surfisti, perché c'è un tunnel molto particolare. Ora non sono un'esperta surfista, però insomma è famoso come spiaggia. E praticamente in questa spiaggia di Lobitos, Lobitos era un paesino che erano 4 case, praticamente era niente, era tutto deserto intorno, e noi siamo andati in questo posto che si chiamava El Quartel de Lobitos, che era un ostello che si trovava in questa spiaggia. Contate, questa spiaggia con niente intorno, c'era solo questo ostello, e che bella esperienza che è stata. E non era alta stagione, quindi eravamo praticamente all'interno dell'ostello solo volontari, e quindi si è creato un gruppo di 10 persone, 10 giovani dai 18 ai 29 anni, ai 32 anni, da tutto il mondo, che erano andati lì a fare volontariato, e quindi eravamo solo noi. Non uscivamo dall'ostello, perché praticamente non è che c'era un paesino fuori, non c'era niente, quindi o dovevamo prendere una macchina due volte a settimana per andare fino in paese, o comunque spesso non uscivamo. Che succedeva? Venivano tipo i camion, era bellissimo, venivano i camion con la frutta e con la verdura due volte a settimana. Mi ricordo, arrivava il camion nel nostro ostello, tutti a urlare: arrivata la verdura! E tipo tutti uscivano dalle stanze, andavano a comprare frutta e verdura, poi li tenevamo lì nel nostro frigo. E poi passava ogni giorno il signore del pane in bicicletta, c'era la sua biciclettina con questo casco con tutto il pane dentro, e il signore del gelato, che passava, mi sembra, una volta al giorno, ogni 2 giorni, e quindi anche lui con la bicicletta aveva la pompetta, e niente, aveva il gelato. Comunque un'esperienza davvero davvero bellissima. Cosa è successo lì? A un certo punto, la sera prima di una notte di luna piena, è arrivata una coppia spagnola, dove c'era questa ragazza spagnola molto bella, fra l'altro faceva aerial yoga, e questa ragazza diceva che lei faceva questi rituali, diciamo, di connessione tra la donna e la luna, o comunque riconnessione della donna con la sua parte femminile, e che il giorno dopo ci sarebbe stata questa luna particolarmente vicina alla terra, e che praticamente in tutto il mondo quel giorno le donne facevano questo
rituale, sì, era praticamente una sessione di yoga e di meditazione con connessione fra Madre Terra e Luna. Andava a toccare un chakra che hanno ovviamente anche gli uomini, però principalmente era una cosa che riguardava la riconnessione alla propria femminilità, quindi capirai, gli uomini appena sentono una cosa del genere sono scappati tutti e quindi alla fine ci siamo ritrovate solo noi donne. E là per questa sera ci siamo vestite tutte un po' da streghette, avevamo queste gonne lunghe, belle, mi ero fatta tutti i puntini, tutta un po' così da streghetta, mi piaceva molto questa cosa, e siamo andati sulla spiaggia per fare questo rituale. Abbiamo fatto questo rituale, praticamente questo rituale consisteva in una pratica di yoga e una parte di meditazione, dove questa ragazza ci portava all'interno, insomma, di questa meditazione, e l'immagine principale che mi ricordo era questa, lo stare seduta sulla spiaggia, questa luna enorme sopra, e io che mi immaginavo la mia persona, la mia energia connettersi sotto verso la spiaggia, verso la terra, e quindi mettere le radici. Mi ricordo che ci diceva di immaginare queste radici che piano piano entravano dentro la terra e si connettevano sotto, quindi mi sentivo molto connessa sotto con la madre terra, no? Sentivo queste radici che si erano infilate sotto, e sopra c'era la connessione alla luna, e quindi c'era questo raggio di luce che partiva proprio dal ventre, che saliva su, arrivava fino al capo, e poi dal capo saliva su e saliva e si connetteva alla luna. E abbiamo fatto questa meditazione pensando a tutto questo flusso, insomma, diciamo, questa energia che si connetteva sopra e sotto per circa, non lo so, erano stati un 20-30 minuti, ed era stata una cosa pazzesca. Alla fine di questa cosa era un modo anche per riconnetterti alla tua parte femminile, e anche chiedere scusa spesso a come trattiamo la nostra parte femminile, come trattiamo il ciclo, ad esempio, come trattiamo il nostro organo riproduttivo, eccetera, eccetera, e quindi il nostro utero. E quindi c'era una riconnessione al nostro utero, una riconnessione al chiedere scusa, perché spesso usiamo anche parole cattive per parlare appunto del ciclo, parlare perché ci sono i crampi, cioè insomma ci sono tutti questi fastidi, eccetera, e quindi spesso gli sbalzi di umore, tutte queste cose qui, quindi spesso andiamo contro alla nostra parte femminile, al nostro utero. Era un modo per riconnettersi, e alla fine questa ragazza, mi ricordo che avevamo le mani così aperte e ci aveva messo questa specie, cioè, di energia healing che riusciva a risanare tutto, e aveva detto: mettete una mano nel vostro womb, nel vostro utero, e una mano nel vostro cuore, come se come per dire io ti amo, ti perdono, mi sono riconnessa con te, insomma ti accetto. E io pianto, ovviamente, i pianti là, no, è stata una cosa bellissima. Anche lì, ragazzi, niente droghe, niente alcol, era pura connessione alla terra, a me stessa, alla luna, connessione con tutto l'universo, e quindi da lì questo tatuaggio. Il tatuaggio per me ovviamente sono io con le braccia aperte, quindi io che mi connetto con l'energia che c'è in questo mondo e in tutto questo universo. Ho infatti anche le stelle nei capelli, quindi proprio come se fossi parte, ovviamente sono parte di questo universo, come se fossimo tutti fatti della stessa molecola. E poi c'è la connessione con la luna, e quindi da una mano all'altra ho questa luna che cambia, questa luna che cresce, e la luna è sempre legata alla femminilità, è legata al cambiamento, perché ovviamente cambia sempre, quindi al movimento, alla creazione. La luna che muore e la luna che rinasce, quindi rinascita, reinventarsi, stare sempre in movimento, e quindi la sentivo perfetta per me. E quindi questo è stato il mio secondo tatuaggio, dove ci sono io che sono completamente connessa alla luna. Questo è stato fatto a macchina, non è stato fatto stick and poke, anche se originariamente volevo tutti i miei tatuaggi stick and poke, però vabbè, questo è andato così, e mi piace moltissimo in verità, perché è molto fine e l'ho fatto qui a Bali in verità. Però il modello è di una tatuatrice americana che si chiama Tati Compton, che adoro, però insomma, per me simboleggia quell'esperienza lì che ho fatto a Lobitos in Perù nel 2017, mi sembra. E arriviamo all'ultimo tatuaggio, quello che ho fatto qui a Bali esattamente un anno fa, cioè questo fiore che ho tatuato. Questo è
non per fare il cliché, ma è un fiore selvatico, un wild flower, proprio uno di quei fiori che nasce un po' ovunque, che non ha radici. Per questo anche mi chiamo wild flower, perché i fiori selvaggi possono crescere un po' ovunque e trovano sempre il modo di crescere in qualsiasi parte del mondo. E quindi ho voluto tatuare questa cosa sul mio braccio perché mi piace molto, insomma, come idea, questa idea che puoi essere in qualsiasi parte del mondo e sentirti a casa, un po' come mi sento io. Il fatto che sono dei fiori, perché per quanto, insomma, faccia questi viaggi, diciamo, wild, questi viaggi, insomma, appunto, se mi sento in Sud America, 2 mesi in Messico da sola, eccetera, eccetera, sento sempre di, soprattutto anche magari dopo quest'altro tatuaggio, dopo quest'altra esperienza, sento di essere molto connessa anche alla mia parte femminile, al mio essere donna, e non me ne vergogno, non dico, ah, se sei una wild, una con lo zaino in spalla, allora devi avere solo cose di Decathlon, allora devi vestirti solo in questo modo, perché sennò non sei una persona veramente wild, veramente selvaggia. No, sono contro questo stereotipo e penso che ognuno si possa vestire esattamente come vuole, ognuno ha la propria energia, ognuno ha il proprio modo di esprimersi, e quindi a me piace essere femminile ma essere anche wild, e quindi questo rappresenta questo tatuaggio. Questo tatuaggio l'ho fatto sempre con un rituale, l'ho fatto qui a Bali, ad Ubud, che è un po' il centro spirituale di Bali. L'ho fatto con una ragazza, questa è la mia prima ragazza che mi ha tatuato, e anche questo è fatto stick and poke, fatto tutto a mano, e prima del tatuaggio ho fatto una sessione, diciamo, con questa ragazza dove abbiamo tirato fuori, diciamo, tantissime cose che magari mi bloccavano ancora e che avevo irrisolte dentro di me, e durante questo rituale ho pianto, ho cacciato fuori tante cose. Mi ricordo che oltre a parlare con questa ragazza, che era molto, diciamo, saggia e riusciva a farmi uscire queste cose molto facilmente, avevo una pietra dove alla fine ho cacciato fuori tutte queste energie negative, queste cose che ancora mi bloccavano all'interno, e le ho messe in questa pietra qui. Mi immaginavo questa pietra che piano piano diventava sempre più pesante, infatti mi ricordo del mio braccio piano piano che scendeva, e niente, dopo aver cacciato queste ultime sensazioni, queste ultime esperienze negative all'interno di questa pietra, abbiamo bruciato questa pietra per proprio lasciarla andare. Mi ha chiesto di fare un'intenzione per questo tatuaggio, e che quindi questa intenzione sarebbe stata iscritta all'interno del mio tatuaggio, sarebbe stata per sempre con me, sarebbe sempre stata lì per ricordarmi la promessa che mi sono fatta a me stessa. Ovviamente quella è una cosa privata, però in quel giorno, durante quel rituale, e poi niente, dopo che abbiamo fatto questa cosa, quando mi ha tatuato, questa promessa è stata tatuata nel mio corpo, e quindi ogni giorno ho questo tatuaggio che mi ricorda questa promessa, e ovviamente essendo eterno me lo ricorderà per sempre. Bene, abbiamo finito i tatuaggi, ne ho solo 3 in verità, si vedono molto penso perché sono molto, insomma, visibili, ma ho solo 3 tatuaggi, chissà se ne farò altri, anzi probabilmente ne farò altri. Spero vi siano piaciuti questi racconti di queste esperienze mistiche che ci sono dietro i miei tatuaggi. Non c'è nessun giudizio assolutamente verso chi fa i tatuaggi in maniera impulsiva, ognuno può fare esattamente quello che vuole con il proprio corpo. Io personalmente preferisco che dietro ogni tatuaggio ci sia una sorta di significato, un qualcosa che mi ricordi qualcosa, un qualcosa che mi ricordi un'esperienza in particolare, proprio perché per me è qualcosa che rimarrà sulla mia pelle per sempre, e quindi avere qualcosa che abbia un senso tatuato sulla mia pelle e che mi ricordi qualcosa, che mi dia energia, mi ricordi ogni volta che vedo questo tatuaggio e penso a quella meditazione luna terra, mi dà energia, mi fa ribrillare. Ogni volta che penso a questo tatuaggio lo vedo ogni giorno mentre scrivo, mentre lavoro, penso, ok, rimani connessa con i 4 elementi, rimani connessa con la terra. Ogni volta che mi guardo allo specchio e vedo questo tatuaggio, mi penso a quella promessa che ho fatto e che ogni giorno mi sto rifacendo. Quindi mi piace molto quest'idea di andare in giro per il mondo e andare a fare dei tatuaggi che siano anche tipici, che anche rispettino, insomma, le tradizioni del posto, e farle un po' mie, perché è quello che faccio con la mia vita, giro, viaggio e faccio mie le esperienze delle altre culture. È quello che faccio con i miei viaggi, nel senso proprio che ogni volta che vedo una cultura e che vedo che ha un modo diverso di vivere dal mio, mi piace fare mio quel modo di vivere. Ad esempio, non so, una cosa che prima pensavo fosse una follia, camminare scalzi. Io mi ricordo quando stavo in Italia pensavo, ma che sporcizia camminare scalzi, che schifo, di qua, di là. E con tutte le culture che toglievano le scarpe dicevo che era una cosa sporca.
E invece è proprio il contrario, loro fanno proprio il contrario, loro non vogliono la sporcizia dentro casa. E quindi noi, per esempio, che entriamo in casa con le scarpe con cui abbiamo toccato l'asfalto, abbiamo toccato tutto quello che c'è fuori, portiamo questa sporcizia all'interno di casa nostra. In tutti questi paesi, molti paesi asiatici, anche alle Hawaii si fa così, quando entri all'interno di una casa è un modo rispettoso di entrare in quella casa, proprio togliersi le scarpe e non portare la sporcizia, essere più puliti. Fra l'altro il contatto proprio fra il piede e la terra, ovviamente, è una cosa, oltre al massaggio che ti fa, è proprio una cosa che ti radica a questa terra. Ma ci sono tantissime altre cose che potrei raccontare, ma questo video mi sembra che sia già troppo lungo. Quindi niente, spero vi sia piaciuto questo video, spero che vi sia piaciuto questo racconto. E niente, fatemi sapere quale parte di queste storie vi è piaciuto di più, in che cosa vi trovate, o se anche voi avete trovato un posto nel mondo dove farvi un tatuaggio con questa simbologia, o con una simbologia particolare. Magari posso prendere qualche spunto per i miei prossimi viaggi.